Vangelo del giorno, domenica 21 febbraio 2021, prima domenica di Quaresima. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Siamo alla prima domenica di Quaresima e in questa prima domenica la liturgia della parola, il Vangelo, ci propone Gesù nel deserto dove viene tentato per 40 giorni. Quando si inizia una missione e quando questa missione viene affidata a noi dal cielo, da Dio, sempre la missione deve essere provata, viene provata. Il diavolo tenta Gesù perché conosce la sua missione e vuole che Gesù molli, si scoraggi, abbandoni la sua missione, abbandoni ciò che il Padre gli chiede di fare. Ebbene, non ci riesce perché Gesù è forte, la preghiera lo rende forte. La comunione con il Padre lo rende forte, l'obbedienza con il Padre lo rende forte. E questo è un messaggio per tutti noi. La preghiera ci rende forti, la comunione con il Signore ci rende forti, la nostra obbedienza alla Sua parola ci rende forti e mantiene lontano da noi il male, il maligno, il tentatore. Allora questo tempo di Quaresima a cosa ci deve servire? Ci deve servire ad ascoltare di più la voce del Signore che ci parla. Ma cosa serve? Serve isolarci, serve fare silenzio, serve pregare. Ma isolarci dal resto del mondo? È questo che vuole il Signore? No. Il Signore non ci chiede di stare lontani dai fratelli, il Signore ci chiede un altro tipo di solitudine, quella solitudine che ci porta a abbandonare tutte quelle preoccupazioni di cui ogni giorno si interessa il nostro cuore. Se il nostro cuore ogni giorno è su quella determinata cosa e quindi vive per quella determinata cosa, impiega energie per quella determinata cosa e quindi questo non gli fa ascoltare la voce del Signore. Ecco, isolarsi significa mettere da parte tutte quelle occupazioni, tutte quelle preoccupazioni che non ci fanno sentire la voce del Signore. Allora, buon cammino di Quaresima, buon cammino di ascolto, buon cammino di crescita, buon cammino di conversione a tutti. Thank you.